Da più di 25 anni a Certosa un panificio dove la tradizione genovese si fa sentire tutti i giorni. Prima di tutto con la focaccia genovese, quanta ne vendete? Focaccia genovese diciamo che è il 50% della nostra produzione. Ormai la focaccia a Genova è famosa da una vita, poi adesso col marchio che abbiamo registrato ancora di più perché bisogna rispettare determinate procedure, ingredienti e tempi di lavorazione. Abbiamo visto all'interno i ragazzi che stavano proprio preparando la focaccia genovese, poi l'hanno sfornata ed è stata quindi messa poi sul banco. Quante teglie fate? Ma all'incirca un centinaio di teglie al giorno, sì, più o meno. Benché sono momenti questi di crisi, ma la focaccia è il pane ricco di Genova che tira sempre, per fortuna nostra. Dicevamo prima che ci sono persone in giacca e cravatta che escono e si comprano un pezzo di focaccia, i ragazzi escono da scuola, prima cosa la focaccia, chiunque ha un buco nello stomaco lo riempie con un pezzo di focaccia. Se non altro mangiare genuino, fatto con determinati ingredienti come si deve, chiunque mangia la focaccia, dal bambino piccolo al professionista, miglior merenda di quella penso che non esista, qui a Genova, ma anche all'estero perché siamo stati anche in altre regioni, anche all'estero, a far focaccia è sempre apprezzato ovunque. C'è anche un altro pane della Valpolcevera. Sì, i famosi librettini vienesi, diciamo, come dicevano, i librettini che noi ne facciamo parecchi, fatti a lievitazione naturale, con procedimento di bighe, insomma, una lavorazione ancora all'antica, con lo sguardo al futuro, con i macchinari naturalmente. Non solo, poi nel suo panificio si possono trovare anche le torte di verdura, le torte pasqualine, insomma tutto quello che è tradizione genovese. Certo, farinata ai gusti, panissa, panissette, tutto ciò che riguarda il mangiare genovese, diciamo. Il panificio all'angolo di Gino si trova dove? A Certosa, via Germano Iori, 25 Rossi.